Forse ho fatto tardi, sono le 8 di sera. Però si fa uguale, eh? 5 minuti di bagno di ghiaccio e si recupera la grande. Andiamo! Solo ghiaccio? Da 24 tutto il ghiaccio ci ho messo. Devi scendere. Salto. Va bene. 13 e 1. Alle 8 e mezza di sera va bene. Sono pronto. Dopo un'ora e un quarto di nuoto ho fatto 2100 metri oggi con vari stili a dorso, a rana, stile libero, va meglio. Da fine luglio che iniziamo a nuoto vado molto in affanno col respiro, sta andando meglio, ho iniziato il corso. Corso nuoto per migliorare la tecnica. 13 gradi, punto zero. 5 minuti oggi. Sì. Ho detto che facevo il bagno di ghiaccio per recuperare. Quando dico una cosa la faccio. Ormai è la passeggiata. Lo so passare 2 minuti e mezzo. Provo a fare di più, 7 minuti oggi. Quasi mi mancava. Stamattina ha fatto doccia fredda e devo dire è diverso. Bagno di ghiaccio è molto più rilassante. Entri nell'acqua, stai seduto, un'altra sensazione. La doccia fredda, l'acqua scorre, senti più freddo, a volte bagni di più la testa. Per esempio durante la doccia fredda non riesco a respirare, a volte sì, a volte non riesco a respirare profondamente, come qui. Io già sapevo che facevo il bagno di ghiaccio a quest'ora, ero già pronto, già l'avevo visualizzato. Già mi ero visto nella vasca con la luce rossa notturna per rilassarmi. Dopo ceno e prima di andare a dormire doccia calda, massimo relax. Grazie signore per tutto questo. Grazie Signore per avermi dato la forza. Sono felice di essere vivo. Grazie per questo bagno di ghiaccio che recupera e rigenera il mio corpo, le mie cellule e il mio spirito. 5 minuti. Scesa a 12.9. Wow. 7 minuti. Devi fare le cose gradualmente. E così ottieni i massimi risultati. Cazzo, da paura.